In questi giorni mi avete mandato dei video dove la TV italiana toccava l'apice del trash e della vergogna. Un certo cantante neomelodico che esprimeva una sua opinione aberrante sulla vita di Falcone e Borsellino, e un altro ragazzo che nel programma della Barbarella si spogliava e diceva: "Voglio viziarvi tutte." Volevate che li commentassi nella mia maniera, che all'inizio era: "Ma chi minchia dice Moviero?" Poi ho pensato: la colpa non è di questi ragazzi. La colpa è nostra che ancora diamo audience a questi programmi con gestazione nel colon e parto anale. Programmi miei da. Perché se il Grande Fratello fa più audience di un programma culturale, significa che in Italia siamo tristi. È come mettere a confronto un libro, chi by the letter un cucciolone. Perché è inutile che ce la prendiamo direttamente con gli ospiti? Non è che ci vuole un programma per capire chi minchia stiamo parlando. Io lo so che li invitano per prendere in giro e fare ascolti, però ci sono un sacco di ragazzi che hanno tantissime doti, che vanno dal canto alla scienza e che meriterebbero molto, ma molto di più di sti picciotti. Diamo visibilità alla gente che ha talento, niente da togliere a questi ragazzi. Ma se io ho un Kenneruma e Catino che fa... È un altro che ha un'idea eccezionale per eliminare la plastica nei mari, cazzo ne so, che pure ha un talento nel suonare la chitarra, una band, e vogliono fare sentire i loro inediti. Secondo me, e io sono un cretino, meglio id. Perché il male che fate è inestimabile. Se una madre si sta guardando Barbarella e passa suo figlio di 9 anni e bira due tex e calippo nella televisione, dice: "Minchia, sarà figo, sarà un coinnarura", cerca di emularlo. Quando, a mio avviso, se invitate un ragazzo con la batteria o con la chitarra, magari questo bambino si innamora di questi strumenti e si insegna a suonare la chitarra, no? Che culturalmente, tra un... una bella chitarra, siamo ai poli opposti. Ragazzi, per quel picciotto che dice: "Se Falcone e Borsellino hanno fatto queste scelte, dovevano sapere che dopo il dolce ci sarebbe stato anche l'amaro." Ma che vi devo dire? Io, insieme ad altri 3 miei colleghi, facciamo uno spettacolo, un giro per le scuole, dove parliamo di quanto faccia schifo la mafia e ci suppicini di 7 anni che hanno il giro non ta faccia. Falcone e Borsellino non moriranno mai, ma se continuate a invitare questi elementi, pure la mafia non morirà mai. Rai e Mediaset, o TV in generale, non diamo visibilità a gente che porta il nulla. Sono almeno 7 anni che non seguo nessun programma. Mi guardo un sacco di documentari che vanno dall'Egitto agli animali più pericolosi al mondo, perché se fosse per me a Barbarella domandasse picciolo semaforo. Ha un mese che cerchiamo di capire chi sia Mark Caltagirone. Ma chi me ne futta mia? Io faccio anche TV, faccio un programma comico dove tanti comici ci alterniamo sul palco per strappare un sorriso. Può piacere o non piacere, ma sicuramente portiamo dell'arte, portiamo del teatro su quel palco. E siamo sempre in prima linea contro la mafia. Lo stesso io con i miei video vado sempre contro tutto quello che c'è di scorretto nella mia terra, prendendo insulti, minacce di vario tipo. E dopo questo video, so per certo, ci sarà qualcuno che mi verrà a scartavetrare i testicoli, ma sti cazzi. I miei genitori da bambino mi hanno sempre insegnato cos'è giusto e cos'è merda. Bei programmi, ma complimenti, ma è da maccacanà.